La pericolosa età delle ragazze in fiore. È scomparsa all'età di 15 anni e mezzo, capelli lunghi fin sulle spalle, castano scuri come gli occhi vivaci, intelligenti e curiosi, seno già un po' in evidenza, altezza poco sopra il 1,60 m. Emanuela Orlandi era una bella ragazzina di notevole presenza fisica e dal viso radioso che mostrava più anni della sua età. Nelle foto che la ritraggono tra i banchi di scuola, in campagna infelice, vicino a cavalli scalpitanti, Emanuela sprizza vitalità, gioia di vivere e tutta l'attrattiva delle fanciulle in fiore, l'età in cui l'irrompere prepotente della bellezza e della femminilità non le lascia passare inosservate. Non solo tra coetanei, ma purtroppo anche a volte e soprattutto tra gli adulti, parenti e vicini di casa compresi, che si trovano di colpo a non avere più a che fare con una bambina, bensì con una giovane donna. E questa è l'età più pericolosa, mi dimostrano troppi casi di cronaca nera, un'età nella quale le ragazze sono messe di fronte alla sorpresa incalzante di loro stesse, dei propri cambiamenti e turbamenti, senza avere ancora il senso della misura, dei pericoli e della prudenza. È l'età in cui l'esplodere dell'adolescenza rende la bellezza femminile magica per i coetanei e sfacciata agli occhi di molti uomini adulti. Questi infatti riconoscono in quei corpi di donna dei comportamenti e a volte anche dei piccoli vezzi e un modo di vestire ancora per certi versi da bambina. Qui chiedo scusa, ricorro al mio usato vizio di fare citazioni cinematografiche. C'è un film con Michael Douglas, Solitary Man. Non voglio spoilerare, se qualcuno non l'ha ancora visto, lui, il protagonista, leggerissimamente scellerato, dà una spiegazione di questa attrazione, pur avendo vicino una compagna adatta a lui per età, di tutto rispetto. Del resto sono migliaia le ragazzine di 12-14 anni messe incinta ogni anno, prevalentemente da adulti, in un paese civile come l'Inghilterra, per non parlare delle decine di migliaia del Brasile e delle comunque troppe anche in Italia. In Spagna solo l'anno scorso hanno elevato da 13 a 16 anni l'età legale per avere rapporti sessuali. In Italia l'età legale è di 14 anni, come avviene anche in altri paesi europei, Austria, Bulgaria, Estonia, Germania, Ungheria, Portogallo, mentre è fissata a 16 anni per uomini con adulti dotati di particolare ascendente sulla ragazza, come per esempio i suoi insegnanti, educatori e genitori adottivi. Io poi, per inciso, non l'ho capita tanto, quest'ultima. Quando la farfalla comincia a uscire dal bozzolo, insomma, c'è sempre il rischio che resti impigliata in qualche ramo o spina circostante. Quando si tentano i primi voli fuori dal nido, c'è sempre il rischio di essere incauti, è l'età in cui si ha più diritto a sbagliare, ma durante la quale è più facile essere calpestati perché dei nostri errori c'è il rischio che qualcuno approfitti senza scrupoli. Come vedremo meglio, Emanuela è ancora oggi definita ribelle e irrequieta da Anna Cherubini, sorella del cantante Jovanotti. Entrambi da ragazzi abitavano in Vaticano con la famiglia, il cui padre era collega del padre di Emanuela. L'irrequietezza e la vivacità della Vatican Girl sono testimoniate per certi versi anche dal fatto che al liceo scientifico, dove aveva appena concluso il secondo anno, rimandata in francese con 5 e in latino con 4, nessun voto superava la stentata sufficienza. Unica eccezione, l'8 in educazione fisica e quello in condotta, dove però non è certo un bel voto. L'anno scolastico precedente era andato decisamente meglio. L'adolescenza, si sa, spinge più a distrazioni che allo studio, più a curiosità e imprudenze nuove che a ponderatezze e riflessioni. I suoi strattoni, spesso sfrontati, non risparmiano nessuno, neppure nella cosiddetta Santa Sede, che le cronache hanno dimostrato non essere esente da vizi, compreso quello della pedofilia. Tra parentesi, questa è una considerazione di Nicotri. Noi non abbiamo finora condanne al riguardo, come non le abbiamo in tanti altri ambiti, per esempio quello delle scuole, dove sicuramente queste cose accadono. Quindi stiamo parlando in questo momento di discorsi, non di vicende giudiziarie. Nel 2001, proprio dal Vaticano, su indicazione di Papa Wojtyła e a firma del futuro Papa Ratzinger, all'epoca responsabile della Congregazione per la Dottrina della Fede, ex Sant'Ufficio a sua volta ex Santa Inquisizione, era partita la direttiva che suggeriva a tutti i vescovi del mondo di nascondere alle autorità civili dei rispettivi paesi casi di pedofilia del clero sotto il vincolo del segreto pontificio e di segnalarli invece solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Altro riferimento cinematografico e doveroso, ecco, questo filone è partito dal film americano Scheggio di paura, interpretato da Richard Gere.
È venuto fuori nel tempo che, per esempio, anche in ambito buddista, quello a cui appartiene il buon Richard Gere, ecco, sarebbero emerse situazioni di questo genere con giovani monaci e monaci più maturi. Dunque, il discorso della pedofilia andrebbe, esteso trasversalmente, a tutto il mondo. Un'inchiesta seria da parte di organismi internazionali che a volte sembrano preoccupati di tutt'altro. Si è molto battuto sul tasto della pedofilia del clero come fonte di sospetto verso il Vaticano riguardo alla scomparsa di Emanuela, ma data la sua età al momento della scomparsa, 15 anni e 5 mesi, l'interesse sessuale eventualmente suscitato non lo si può definire come pedofilia. Parlare di pedofilia nel suo caso serve solo a fare scandalismo. E noi, tra parentesi, siamo perfettamente d'accordo. Resta il fatto che Emanuela era nata lì. Viveva lì dalla nascita e noi sappiamo che personaggi interessati con la tonaca o meno, perché lì ci entra un sacco di gente, fornitori, collaboratori laici, di tutto. E anche nei palazzi di proprietà vaticana, sparsi per Roma e sparsi per l'Italia e sparsi per il mondo, e Vaticani e non. Comunque in questo caso poteva essere stata adocchiata, i predatori lo fanno, adocchiano la preda, il ragazzino o la ragazzina, quando è molto piccola, la seguono. E va anche detto che molti personaggi mitici, quando non mistici, risultano aver avuto una vita sessuale a partire dai 12, 13, 14 anni, no? La stessa Beata Vergine. Dunque è molto difficile percorrere questo crinale. Si rischia da una parte un moralismo cieco che non tiene conto delle debolezze umane e dall'altro avallare la qualunque in nome della libertà. Sono problemi di tipo etico che ognuno si porrà e si risolverà a modo suo. Però diciamo che l'ombra della pedofilia potrebbe configurarsi nel senso che vi ho appena detto. Emanuela abitava in Vaticano, in un appartamento di circa 120 metri quadri. Tre camere da letto, due bagni, salotto, sala da pranzo, cucina con il padre Ercole, 52 anni all'epoca, la madre Maria Pezzano, 53, la zia paterna Anna Casalinga, la sorella Natalina, il fratello Pietro, le sorelle Federica, studentessa di matematica, Maria Cristina, 13 anni, più il cagnolino Brick, bastardino adottato a Torano di Borgorose, il paesino laziale in provincia di Rieti, a 110 km da Roma, dove la famiglia usava trascorrere le vacanze estive in una villa di proprietà. Quindi, per inciso, che Pietro non ci faccia di queste scene come quella alla conferenza stampa. Dov'è che andavano loro? Torano di Borgorose, spedino, va bene? Non te lo ricordi più, Pietro. Avanti, gli Orlandi vivevano in Vaticano perché nonno Pietro era stato stalliere di Papa Pio XI. Allora, l'ho scritto in un commento, se l'avete visto non so, lo ribadisco qui. Quindi, a un certo punto, perché viene fuori il nome di Paolo Toschi? Quindi abbiamo adesso interrotto la lettura. Viene il nome, fui fuori il nome di Paolo Toschi perché il nonno, morto nel 1981, avrebbe trovato in un cassetto, un'agenda, in un recesso, in uno scaffale da qualche parte, un appunto con questa scritta e avrebbe fatto da solo, tutto solo, però, la deduzione: ah, ma allora forse Paolo Toschi, quello che l'altro giorno ha chiamato cercando mia figlia Anna, cioè una costruzione completamente fantasiosa, di cui non abbiamo naturalmente attestazioni, però almeno una cosa ci dice, che un nonno c'era lì, e per questo un po' mi stupisco che nessuno parli tanto nemmeno di questo nonno, che comunque c'è stato fino all'81, quindi con i nipoti più grandi che dovrebbero averne un vivido ricordo. Lui c'era anche lui là dentro, sono tante persone, cominciano a essere un po' tante, sette, di figli e genitori, più l'Anna 8, più il nonno 9, 120 metri quadri. Sì, non sono pochi, ma nemmeno tanti, insomma. Quindi era stato stalliere e aveva ottenuto di poter abitare in un appartamento sopra la farmacia pontificia, la famosa farmacia con la coda di 7 km, ve ne ho parlato. Promosso 8 anni dopo, nel 32, col titolo di ordinanza della sala pontificia, nonno Pietro era stato infine assunto come commesso della prefettura della casa pontificia, lavoro che al momento della pensione gli era stato permesso di lasciare al figlio Ercole, che quindi non si parli di stranezze, perché quello Stato fa come vuole, anche il nostro, d'altra parte, cioè, insomma,
alle dinastie. Quest'ultimo Ercole, in una serie di conversazioni del 2001-2002 tenute a casa sua, mi ha raccontato: nel 62 sono diventato usciere del maggiordomato. In Vaticano la cittadinanza si perde a 25 anni. Ascoltate bene, si perde a 25 anni. E io mi ero anche sposato con una, virgolette, straniera, cioè con una italiana, Maria. Quindi, per inciso, se a 25 anni si perde, dobbiamo dedurre che chi invece l'ha mantenuta nel corso degli anni, o ha rifatto domanda e gli è stata concessa in base al ius soli, probabilmente, per essere nati lì, oppure come figlio di cittadino vaticano, il che dovrebbe essere capitato a Emanuela, che aveva fatto, presentato domanda, o chi per lei era una bambina, nell'81, la domanda era stata accettata ad aprile 1983. Quindi, quando Pietro dice ho perso la cittadinanza, l'ha persa perché l'hanno cacciato, o l'ha persa perché intanto l'ha persa, o ha tenuto la doppia cittadinanza, sono spiegazioni importanti quando si fa del vittimismo in televisione. Ci assegnarono un appartamento fuori dalla Santa Sede, prima in Borgata Focaccia, poi al numero 5 di via Benedetto XIV, anche se in realtà abbiamo continuato ad abitare io e mia moglie con mio padre, eccolo qua, nell'appartamento sopra la farmacia. Nel 1970, quando Emanuela aveva 2 anni e nacque Maria Cristina, sono diventato commesso del Palazzo Apostolico e mi hanno assegnato l'appartamento dove viviamo ancora oggi, nella palazzina di 4 piani affacciata sulla piazzetta che dà in via Sant'Egidio, nella quale vivono poche altre famiglie. La costruzione appartiene alla gendarmeria e noi siamo al secondo piano. Riguardo al proprio lavoro di commesso del Palazzo Apostolico, cioè del Papa, Ercole così lo ha descritto a me e ai magistrati. Organizzavo la distribuzione della posta del pontefice, vale a dire i suoi inviti alle funzioni in San Pietro e alle sue visite nelle parrocchie romane, le lettere diplomatiche, le convocazioni, gli appuntamenti per le udienze, i vari plichi, eccetera. Parte della posta la affidavo agli addetti alla vigilanza, parte la recapitavo di persona. Il padre e la madre di Emanuela si erano conosciuti per caso nel 1950 nel reparto pediatrico dell'ospedale Bambin Gesù a Roma. Lei era venuta da Carife, nell'Avellinese, a fare un tirocinio come infermiera, ma le sue passioni erano cantare e recitare. E quindi da lei che Emanuela ha ereditato la propensione per il canto. Studiava infatti canto corale all'Accademia di Musica e faceva parte con le sorelle del coro della chiesetta intitolata Sant'Anna, la chiesa parrocchiale a pianta ellittica del minuscolo stato pontificio. Sant'Anna è ritenuta la protettrice delle donne incinte, della patrona di lavandaie, rammendatrici e ricamatrici. E in questa chiesetta che Emanuela e gli altri figli degli Orlandi sono stati battezzati, tutti dal parroco Davide Falcioni. Ed è sotto la chiesa che si trova il cimitero del Vaticano, nel quale riposano il nonno Pietro e il papà Ercole, mentre la zia Anna riposa, avete visto male perché si è rotta la bara, nelle tombe vaticane del Verano. La sorella di Emanuela, Natalina, diventerà la segretaria dell'avvocato Gianluigi Marrone, quando questi sarà al tempo stesso capo dell'ufficio legale della Camera dei Deputati e giudice della magistratura Vaticano, veste nella quale negli anni 90 contribuirà a rispondere negativamente a tutte le rogatorie dei magistrati italiani, che per cercare la verità sulla fine di Emanuela chiederanno di poter interrogare alcuni cardinali. Un particolare, quello del lavoro di Natalina e del doppio ruolo di Marrone, che ho scoperto e divulgato fin dal 2002 in un libro e in numerose interviste, ma che i giornali e le TV a diffusione nazionale hanno sempre accuratamente evitato di far trapelare. Perché? A Torano andava in vacanza anche la famiglia della zia Lucia, sorella di Ercole Orlandi, composta dal marito Mario Meneguzzi, gestore del bar presso la Camera dei Deputati a Montecitorio, e i figli Pietro e Monica, di pochi anni, più grande di Emanuela. Ecco qui, al momento non cita Giorgio. Non capisco perché Giorgio entri e esca dalle cronache. Durante l'estate 82, l'anno prima della scomparsa, Monica conosce un giovane poliziotto. Era un coadiutore dell'amministrazione civile dell'interno, non esattamente un poliziotto, se poi lo è diventato non so. Poliziotto è entrato da poco nel SISD, Giulio Gangi, capitato in paese in gita assieme all'amico Marino Vulpiani, buon conoscente della sorella di Emanuela, Federica. Monica era molto bella e sofisticata, me ne presi una cotta, mi ha raccontato Gangi. Ma siamo stati solo amici, non abbiamo mai filato assieme, non siamo mai stati fidanzati. La frequentavo, sapevo che aveva dei parenti di cognome Orlandi,
Conobbi anche il cugino Pietro, conoscenze e amicizie confermate da papà Ercole che l'8 luglio 1993 al giudice istruttore Adelerando dirà: Gangi aveva conosciuto Emanuela Torano, fra l'altro le aveva anche promesso di presentarle Claudio Baglioni, di cui Emanuela era una accanita fan. Ora, ribadiamo, perché è come un rosario, che è davvero più che assurdo che Pietro alla conferenza stampa abbia detto dove era più quel paese dove andavano loro, ci andavano tutti. Tra l'altro si legge, forse più in là lo leggeremo, ma lo anticipo, che i coniugi Orlandi e i coniugi Meneguzzi si erano sposati nello stesso giorno, nella stessa chiesa, ed erano partiti insieme per lo stesso viaggio di nozze. Altro che famiglia unita, questa era veramente un'unica grande famiglia. Quanto a Claudio Baglioni, mi sarebbe piaciuto sentire una parola da parte sua, nel senso, ma una parola ufficiale. Poi, se un giornalista ci fosse arrivato, sarebbe stato anche interessante. Nel senso, tu conoscevi un Giulio Gangi che poteva convincerti a far la conoscenza di questa tua fan? Così, in generale, perché entra sempre nel discorso Claudio Baglioni. Avanti, magari mi aiuta a entrare nel mondo della musica, sperava elettrizzata la ragazza, che tra i suoi sogni di quindicenne aveva anche quello di fare la hostess e diventare famosa con la musica leggera come Baglioni. Vivace e spiritosa, Emanuela è sempre stata descritta dal padre e dalla madre come tutta casa, scuola e chiesa, ma i genitori, si sa, difendono sempre i figli, mi ha detto invece nel 2002 l'avvocato degli Orlandi, Gennaro Egidio, professionista a suo tempo di grido, con studi a Roma, Londra e New York. Egidio mi ripeterà più volte: è stata una scomparsa, non un rapimento. È stato Egidio, parlandomi delle vacanze a Torano come esempio di frequentazioni e di libertà di movimento di Emanuela, ben diverse da quelle ammesse dai familiari, a farmi scoprire l'esistenza di zia Anna. C'è tutta la questione di dove loro passavano le vacanze nel paesino lì a Torano. Tutta gente che riporta la zia dell'Emanuela, cioè Anna, ecco, insomma, questa donna che veniva seguita addirittura nonostante la sua età. E non vorrei aggiungere altro. C'era una persona che era diventata un amico addirittura dell'Anna e compagnia bella, e quindi non si è mai capito questo tizio chi fosse, come mai dopo alla fine è scomparso, proprio dopo che Emanuela era scomparsa. Come si chiamava questo amico della zia? Lui ha detto un nome falso alla Anna, questo è il punto. Punto trascurato dalle indagini, ma come vedremo, forse potenzialmente risolutivo. Come mi è stato raccontato nel 2002 da molti, oltre che da Egidio, anche da Ercole Orlandi, dalla stessa Anna e dall'amico di famiglia Giulio Gangi, zia Anna aveva un amico intimo, conosciuto in un negozio di scarpe in Piazza Cola di Rienzo, il giorno in cui era entrata con la nipote. Ecco, questo è un inciso. C'era quindi, sembra assodato, un legame particolare tra la zia Anna e Emanuela, cioè zia Anna, piuttosto, dunque, classe 1931, quindi ben più grande, non una zia di quelle quasi coetanee, ma una zia che era ben più grande della stessa Natalina, che era la primogenita, 26 anni di differenza, lasciamo perdere Pietro che era maschio, quindi 30 anni di differenza con Federica e ancora di più con Maria Cristina, però aveva un debole per Emanuela, visto che ne faceva uno chaperon, e di conseguenza era la prima persona a cui chiedere notizie di Emanuela, perché oltretutto i ragazzini si confidano più facilmente con una zia, uno zio, oltretutto un po' eccentrica in questo caso, par di capire, che non con un genitore, oltre alla sorella più vicina di età. E invece questo personaggio viene completamente obliterato. Tranne quando lei stessa a farsi viva nell'85 per dire: ora che ci penso, avevo conosciuto uno, cioè 3 anni di frequentazione, e potrebbe avere un ruolo in questa storia. Vabbè, e quindi era entrata con la nipote, la quale non di rado l'accompagnava agli incontri con lui. È incredibile questa cosa, incredibile, che nessuno se ne sia mai occupato. Da notare che se l'ho incontrato in quel negozio è probabile che quell'uomo abitasse nei paraggi, nelle vicinanze sia dell'abitazione degli Orlandi dentro il Vaticano, sia di via Porta Angelica, per la quale Emanuela passava spesso anche per andare al liceo, e dove il 4 settembre i rapitori hanno fatto trovare la fotocopia dello spartito musicale forse appartenuto a Emanuela. Il nome di questo amico però è rimasto sconosciuto. Come abbiamo visto, la zia ha sempre detto che si era presentato con un nome falso, nascondendole di essere già sposato.
Noi abbiamo visto per inciso che poi sarebbe stato identificato, ma io tengo il condizionale. Quando l'avvocato Egidio mi ha accennato all'amico senza nome della zia Anna, ho telefonato a Ercole Orlandi per saperne di più, per chiedergli perché non me ne avesse mai parlato e per avere un suo contatto telefonico. È una storia senza importanza, lasci stare, mi ha detto e ripetuto più volte Ercole. Ma se non ha nessuna importanza, perché non vuole darmi il numero di sua sorella? Ho ribattuto. Alla fine mi ha detto che viveva a Torano e mi ha dato il suo recapito. Ho parlato con la signora, che mi ha raccontato di aver conosciuto con sua nipote in un negozio di scarpe di Piazza Colle di Rienzo un uomo che ha frequentato anche con la nipote, ma quando ho scoperto che era sposato e che mi aveva dato un nome falso, non ho più voluto vederlo. E qui ritorniamo al leitmotiv. Dopo 3 anni ti accorgi che è sposato, perché sai, se un uomo è sposato si fa presto a capirlo, eh? Sabato e domenica non ci sono santi, incontri nei ritagli di tempo, e poi insomma l'ambiente più o meno te lo riferisce, quindi dopo un mese, dopo 6, dopo 3 anni lo scopri. Ho chiesto come avesse fatto a scoprire che il nome era falso e che lui era sposato, ma non ho avuto risposta. Strano, Nicotri, insomma. È uno che non si arrende facilmente, evidentemente, qui ha trovato un muro. Ho chiesto se aveva raccontato di quell'uomo agli inquirenti, risposta. Sarebbe stato inutile perché mi aveva dato un nome falso, quindi non potevano rintracciarlo. Cioè, fatemi capire, per inciso. Sparisce la tua diletta nipote, vorrei dire la nipote preferita, quella che ti fa da chaperona anche quando incontri i tuoi amici. Sparisce. Dopo 2 anni sei andata addirittura spontaneamente alla polizia o ai magistrati, insomma, a parlarne, a gettare qualche ombra su di lui e quando ti interpella Nicotri dici ma tu mi aveva dato un nome falso, ma fai delle ricerche, fosse capitato a me sarei ancora qui a ricercarlo. E invece qui non pare esserci stato un grande interesse. Ma una volta scoperto che il nome era falso avrà saputo qual era quello vero e in ogni caso avrà avuto un numero di telefono al quale chiamarlo. Ci sarà stato un bar o un altro posto dove si incontravano e dove gli inquirenti potevano chiedere sue notizie? Risposta: silenzio assoluto. Se controllo l'ora perché qua siamo a rischio tempo. Nella mattinata del 12 luglio 1984, la zia Anna ha rilasciato dichiarazioni spontanee al brigadiere dei carabinieri Vincenzo Monzillo di Roma. Va bene, a verbale si legge che Anna Orlandi riferisce del timore di Angelo Gugel e Camillo CB della Vigilanza Vaticana, CB nera e sovrastante, che le loro figlie potessero essere rapite, timore frutto della psicosi dovuta all'errata convinzione generale che dietro all'attentato di Agia ci fosse un complotto internazionale e pertanto avevano tagliato loro i capelli cambiandone anche la pettinatura e le accompagnavano o le facevano accompagnare a scuola. Avevano inoltre rinunciato ad avere in casa il loro telefono diretto, ma nessun cenno al famoso amico misterioso. Infatti, nel 1984 questa ancora sta zitta sull'amico riguardo al quale l'anno dopo esternerà sospetti. E poi è lei, da come qui è scritto, è lei che riferisce dei timori di Gugel e Cibin. Io capisco che non tutti i giovani vaticani possano essere amici tra loro, ma si tratta di uno sparuto gruppo che cresce in quell'ambiente protetto. Anche queste ragazze dovevano essere sentite molto a lungo e soprattutto i genitori dovevano confermare questo timore perché poi tagliare i capelli, abbiate pazienza, insomma, su, non sarà tagliando i capelli che si evita un rapimento. C'è però da aggiungere che il 23 ottobre dell'anno successivo la zia Anna, davanti al maggiore dei carabinieri Niglio, terza sezione, eccetera, 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 dichiara a verbale che nel periodo estivo dell'anno 1980 in Roma conobbe un giovane all'epoca presentatosi per Rossi Paolo e che con il predetto aveva allacciato un rapporto di amicizia, frequentandosi fino al mese di maggio 83, epoca in cui interruppe ogni rapporto. Il verbale prosegue, la Orlandi, appunto nel mese di giugno, dal signor Ezio D'Ignazio ha saputo, come abbiamo detto ieri, che il tizio. Quindi la signora a maggio smette di vederlo, nel giugno dell'85 viene a sapere come si chiama e riferisce di non aver avuto rapporti sessuali. Sì, ma dove vi vedevate? Visto che ti porti dietro anche una bimbina nell'80, Manuela, 12 anni? Poi
Prudenza, andavate in macchina, andavate in giro per campagne, andavate appunto in un bar, andavate al cinema, le cose che fanno gli amici, parliamo di amici, eccetera. Questo l'abbiamo già letto ieri. Il maggiore Niglio predispone le cose in modo che vengano effettuate le intercettazioni. Tutto ciò pone delle domande. È Paolo Toschi, l'amico misterioso della zia Anna, del quale mi ha parlato l'avvocato Egidio? E perché la zia Anna, parlando con me, non lo ha mai nominato? Oppure Anna Orlandi aveva conosciuto anche un altro uomo, sposato e presentatosi con un nome falso diverso da Toschi? È illegittimo ipotizzare che quest'altro eventuale amico, ammesso sia davvero esistito e rimasto estraneo alle indagini, potrebbe aver avuto un ruolo ben preciso e forse risolutivo riguardo alla sparizione di Emanuela? Ovviamente a stabilirlo può essere solo la magistratura, che però ormai dopo 40 anni non può fare quasi nulla, perché i protagonisti e gli eventuali testimoni non ci sono più. Possibile che Egidio, quando ha parlato con me, ricordasse male? Possibile che ricordassero male anche Ercole e la stessa Anna direttamente interessata? Beh, per inciso, Egidio è possibile, nel senso che non stava molto bene ormai. Quanto a Ercole, quanto a Anna, scusate. Molti anni dopo, come vedremo meglio, la fotografa romana Roberta Hidalgo verrà a sapere che la zia si era preso in casa a Torano un uomo sposato, ormai gravemente malato e pertanto troppo di peso per la moglie, Luigi Giuliani, carabiniere o ex carabiniere che aveva prestato servizio a Fiamignano vicino a Rieti. Era questo l'amico misterioso, anche lui già sposato, conosciuto a Roma nel negozio di scarpe di Piazza Colla di Rienzo e frequentato anche con Emanuela? Beh, che sia lui o non sia lui, l'ho già notato ieri. Non ci si prende in casa un uomo malato e non più giovane, visto che l'altro viene, come dire, generalizzato, nato nel 1950, quindi se ti piacciono gli uomini più giovani, poi un bel giorno ti prendi in casa uno che magari avrà la tua età ed è malato, beh, a quel punto lo lascia la moglie, cioè per quanto bene tu possa avergli voluto. Esistono situazioni così, ma erano nate prima. Relazioni annose che si sono protratte e a un certo punto la compagna è rimasta lei in carica e magari la moglie è svanita per il suo percorso. Ma qui improvvisamente l'uomo si ammala, uomo sposato, e va a stare da lei. Ma non ha né logica né senso, cioè ne ha poco comunque. Della zia Anna però gli Orlandi, nelle molte volte in cui li avevo incontrati nel 2001-2002 per la stesura del mio primo libro, stranamente non mi avevano mai parlato. Quando chiesi a Egidio quale fosse il motivo del loro silenzio, mi diede una risposta che stride violentemente con tutte le versioni ufficiali. Guardi, per rispondere brutalmente, i genitori, anche se a volte si trovano di fronte all'evidenza, sono capaci di andare oltre la realtà perché loro credono nei loro figli. O magari vi è un senso di ritegno. Ritengono di voler salvare la dignità al nome della famiglia, ma è qui il discorso, chi conosce i figli? Nel 2002 Egidio sapeva di avere un male incurabile, morirà 3 anni dopo, credo due, non tre. Ed è quindi probabile che volesse prendere le distanze dagli inganni e dalle versioni di comodo che pure aveva supportato fin dal primo momento. Insomma, è bene mettere da parte sia lo scandalismo sia il buonismo e diffidare di tutte le versioni ufficiali, come sempre del resto. È umanamente comprensibile si voglia far credere che la propria figlia sia stata rapita a causa di un complotto internazionale contro un papa piuttosto che ammettere possa aver fatto la fine di tante, troppe sue coetanee. Inoltre, accreditare l'ipotesi di un grande complotto contro il pontefice, così che per un motivo o un altro Emanuela sia comunque una martire della Chiesa, come sostiene Pietro Orlandi, significa anche che il papa e il Vaticano hanno un debito e degli obblighi quantomeno morali verso la famiglia della vittima, specie in questo caso. Tutto questo è umano, comprensibile, ma non obbliga a doversi inchinare a una tale convinzione, specie se finisce col mettere in moto un gigantesco meccanismo di inganni che oltretutto arriveranno a diffamare, calunniare interi stati, istituzioni e non pochi privati cittadini. Qui però è d'obbligo un'osservazione. È Pietro che parla. Non lo dice la madre, non ha mai avallato ufficialmente questa tesi, sempre parole generiche. Non lo dicono le sorelle, le altre tre. E quindi per quale motivo bisognerebbe avallare il delirio di un uomo solo? Solo per odio verso il Vaticano, per scorno, per frustrazione, per crociate di odio sociale, per nient'altro, fomentate da un uomo che è vissuto con dei privilegi, peraltro. Una scomparsa infinita.
Emanuela è scomparsa poco dopo le 7 di sera di mercoledì 22 giugno 1983, sono passati 40 anni al tempo del libro. Eppure, nonostante continui nulla di fatto, se ne è sempre parlato e se ne parla ancora molto, ignorando nel frattempo le migliaia di altri casi simili accaduti in Italia. Perché tanta continua attenzione, di fatto esclusiva e senza eguali per durata e intensità, spesso spasmodica e molto simile a un assedio?